tranquilla. No, abbiamo eliminato quel problema. Amici sportivi, buon pomeriggio, ben trovati con Bar Sport, con un giorno di ritardo. Il consueto lunedì è diventato martedì, il motivo è semplice, lo sapete senz'altro. Ieri abbiamo fatto una lunga non stop che riguardava appunto le elezioni regionali 2017, l'abbiamo seguita sin dalle 10 del mattino fino a tarda serata e quindi abbiamo deciso di rinviare di un giorno il nostro Bar Sport. Non ci abbiamo rinunciato ovviamente perché dopo il bellissimo successo con la Nocerina era giusto approfondire questo bel momento della formazione bianco-azzurra, una prestazione bella, veramente convincente, esaltante, che pone il Gerano in posti alti alla classifica, è tornato in zona playoff con una prospettiva interessante. Parleremo ovviamente non soltanto di Gerano Nocerina, ma vedremo tutti i gol della giornata di Serie D con servizi specifici che riguardano anche tutte le altre formazioni, come facciamo ogni settimana. Intanto andiamo a dare il nostro benvenuto al nostro ospite insieme a Chiara Cafà, che è Fabio Campanaro. Buon pomeriggio a entrambi. Ciao Fabrizio, un saluto a tutti gli amici di Bar Sport. Buonasera a tutti. Ciao capitano, da molto tempo a trovarci. Sì, da parecchio tempo. Dobbiamo rimproverare Flavio Centamore? No, perché non rimproveremo nessuno. No, Flavio, ho avuto sempre altro da fare, Fabio. Semplicemente questo. Flavio va sempre rimproverato a prescindere, quindi diciamo okay. È la nostra caratteristica questa. Come va, tutto bene? Avete già ripreso gli allenamenti, quindi chi ha portato i pasticcini? Sì. A chi toccava? Tommaso Bonanno, no? Non si sa più, forse. Dobbiamo tirargli le orecchie, non le ha portate. Vediamo non le ha portate. Sì, ma si usa ancora, Fabio, sì? Certo che sì. Si usa ancora. Scusa è buona. Scusa è buona. Ma un giocatore che può stare attento anche alla forma può ancora portare i dolcini il martedì? È concesso questo piccolo vizio? Sì, ogni tanto ci può stare. Va bene, ovviamente parleremo con Fabio di Gerano Nocerina e vedremo un po' quello che è successo. Chiara, sei riuscita a procurare classifiche, risultati, per fare un piccolo riepilogo parlando anche di Gela Vibonese? Mi pare che non è ufficiale ma ufficioso, sappiamo la data bene o male. Sì, certo che l'ho fatto, anche perché ci sono stati risultati interessanti. Nell'undicesima giornata di campionato ha vinto la Cireale 1-0 contro Isola di Capo Rizzuto, ha vinto la Cittanovese 3-2 contro il Paceco, prossima avversaria del Gela, vittoria del Gela per 2-1 contro la Nocerina, pareggio tra Gelbison e San Cataldese 1-1, ha vinto il Messina, seconda vittoria consecutiva contro l'Igea Virtus 1-0, così come il Roccella, che sta facendo veramente bene nelle ultime settimane, contro la Palmese per 3-1, vince ancora il Troina 2-1 contro l'Ebolitana, pareggio per 2-2 tra Vibonese ed Ercolanese, invece posticipata la partita tra Portici e Palazzolo. Per una classifica che vede il Troina da solo in vetta alla classifica a quota 26 punti, segue la Cireale 22, 21 per l'Ercolanese, 20 per la Nocerina, 19 per il Gela, 18 per l'Igea Virtus, 16 per Cittanovese, Vibonese, San Cataldese, 15 già Bisogna 13 Palazzolo, 11 per Portici e Roccella, 9 punti per Ebolitana e Messina, 8 per la Palmese, 6 per il Paceco, chiude la classifica Isola Capo Rizzuto a 5 punti. Fabio, tenevamo un po' questa partita per la forza dell'avversario, perché il tecnico voleva la risposta da parte vostra, tutto per quanto concerne l'aspetto dell'approccio, tutto in casa. La risposta è stata veramente importante, deve essere così soltanto se c'è la Nocerina, che è una grandissima squadra. D'ora in poi credo sarà così con tutte, anche se capita la squadra tra virgolette più debole. Sì, la gente si aspettava questa prova del 9, anche noi attendevamo con ansia questa partita per cercare di dare risposte a chi era più scettico, diciamo, riguardando la nostra forza. Credo che abbiamo fatto il nostro dovere in pieno. E adesso, come hai detto tu, non possiamo fermarci, dobbiamo dare continuità perché siamo ancora solamente all'inizio. Senti, ti saluta un certo Donato Camiolo, non so chi sia, mi pare che anche tu lo conosci. Di vista. Non so. Da 20 anni, però. Pare che sia un tuo amico, credo. Dice che sei in ritardo con la tabella di marcia, quindi devi timbrare domenica. L'importante è fare 3 punti, il gol arriverà anche. Ciao Donato, ti salutiamo caramente. Ma dove? A Firenze, a Roma? Dove stai, Donato? Dove stai? Sto lontano comunque, è lontano. Sì, credo sia a Firenze, ancora a Firenze. È ancora a Firenze, quindi la porti un bacione a Firenze. Donato, insomma, è molto attaccato, lo vedo imprecare quando ci ascolta, quando il Gela gioca fuori casa o anche in casa, quindi non è qui da noi, quindi è uno che ci tiene. Ci sentiamo sempre. Ovviamente. Vuole sapere.
ovviamente è rimasto attaccatissimo, legatissimo. E comunque no, rimane un grandissimo tifoso del Gela. Assolutamente sì, questo ci mancherebbe altro. Possiamo dire, Fabio, che questa di domenica forse la squadra più forte che avete incontrato, più dell'Igea, del Messina? Non avete ancora incontrato la Vibonese, avete incontrato però il Troina e anche l'Ercolanese. Sì, diciamo che come organizzazione, come modo di giocare, credo che sia la squadra più forte che abbiamo incontrato, a prescindere dalla prestazione che abbiamo fatto. Però credo che come organizzazione di gioco, come giocatori, credo che sia una delle squadre che sarà lassù per giocarsi il campionato fino alla fine. Ci è piaciuto, Fabio, una cosa che ci ha detto mercoledì a San Cataldo il tecnico Rosario Marciullo dopo la partita. Il collega Franco Gallo gli ha chiesto come hai visto il Gela, gli ha detto che la squadra è forte, secondo lui, e lui gli ha fatto una domanda specifica, quindi non mi prendo anche questo merito, diciamo, di questa domanda, la riporto così come l'ha fatto il collega Franco. Secondo lui cosa manca a questo Gela che era presente? Ci ha dato una risposta bellissima che ha fatto riflettere un po' tutti noi. Gli manca soltanto consapevolezza, cioè capire che è una squadra forte. Sta arrivando questa consapevolezza? Ma noi la consapevolezza che siamo una buona squadra ce l'abbiamo sempre avuta. Purtroppo capita sempre quell'episodio, oppure gli infortuni che non ci hanno per niente. Certo, in un certo momento mancavano Cuomo, Cosenza, Davide Moi, Gallone manca ancora, non chiunque, ecco. Anche domenica non abbiamo avuto, avevamo Alessandro, Bonanno, in precarie condizioni, però non si vedeva. Meno male, ah sì, era in precarie condizioni. Ha sofferto tutta settimana per un dolore alla caviglia, così anche come Roccella. Pian piano, diciamo, stiamo recuperando dei pezzi, abbiamo bisogno di tutti, soprattutto adesso che stiamo giocando ogni 3 giorni, poi il prossimo mese arriva pure la Coppa, quindi siamo 24, ma c'è bisogno di tutti. Assolutamente sì. Vai Chiara, ci sono dei primi messaggi. Sì, arrivano dei primi messaggi. Il primo è di Enzo Nicosia che ci saluta, ovviamente lo ringraziamo perché dice che senza di noi non si può stare. Poi fa i complimenti al Gela e ha visto la partita più bella, però negli ultimi 10 minuti sono stati tremendi, meno male che sono arrivati 3 punti, forza Gela. Sono d'accordo con Enzo Nicosia quando dice che è stata la partita più bella del Gela. Bello, perché l'ho tutti. Anche detto a Giovanni Martello, tra l'altro oggi pomeriggio perché ci siamo sentiti. Per me è stato il Gela più bello in queste 11 partite di campionato, perché ha cambiato subito approccio rispetto al trend delle ultime settimane, con un avversario tra l'altro di questa caratura come quella della Nocerina non era semplice. Invece è stata talmente brava che ha fatto giocare male la squadra, secondo me più accreditata a vincere il campionato. Cioè la Nocerina che abbiamo visto domenica in campo al Vincenzo Presti non sembrava sicuramente una squadra ammazza campionato, ma anzi sembrava una che si gioca questo campionato forse per la salvezza. Però si intuiva che le basi sono importanti. Sì, si intuiva subito, ma non dimentichiamoci il Gela che arrivava dall'ennesima settimana piena di mugugni, piena di polemiche in cui veniva messo in discussione sia la squadra che il valore dei giocatori, che il lavoro del tecnico. Cioè non dimentichiamoci che questa squadra da quando è iniziato il campionato comunque non riesce a lavorare con serenità, non riesce a lavorare libera dai condizionamenti che un gruppo di lavoro forse comunque dovrebbe affrontare. Su un aspetto hai molto ragione, cioè lo dico anche a Fabio. Questa squadra che è là, in zona playoff, è in una buona zona di classifica, ha fatto le buone partite, però forse non è entrata nel cuore dei tifosi in maniera totale. Non so da cosa dipenda, però non è entrata proprio ancora come lo scorso anno. Lo scorso anno forse perché ci fu quel terremoto a fine agosto. Perché eravamo nel cuore di tutti, perché quello che veniva era... Bravo, perché è tutto una sorpresa, perché dagli 11-13 giocatori della prima partita di campionato, quell'inizio entusiasmante, la gente si è innamorata perché guarda questi ragazzi dal nulla, una salvezza, dove stanno arrivando. Forse quest'anno che c'era, ci sono le aspettative sono, forse si pretende molto di più, forse è questo, Fabio, si pretende molto di più da parte vostra. Un certo tipo di campionato stabilizzi che il fatto di dover lottare per la promozione, quindi è normale che la gente si aspetta il massimo, di fare 3 punti ogni partita, quindi non... Noi siamo stati bravi tutta da mercoledì, da giovedì, dopo la partita di San Cataldo, fino a domenica, a estraniarci, diciamo, da tutto quello che ci poteva circondare, dei mugugni, dei tifosi, delle persone che ci sta. Siamo in una piazza particolare, molto ambiziosa, perché è abituato a fare un certo tipo di calcio, quindi chi viene a giocare a Gela deve mettere in conto pure questo, quindi non possiamo
cercare delle scuse, delle attenuanti, quindi dobbiamo essere bravi anche a trarre solo le cose positive. Credo che domenica l'abbiamo fatto in pieno e ora sta a noi trascinare la gente allo stadio e quindi riempirlo per essere... Nelle ultime due partite una cosa che ho avvertito, Fabio, e là si capisce quando una squadra sta bene, quando una squadra recupera i famosi i palloni sporchi, no? I primi palloni sul rinvio avversario, quando arriva prima sul pallone rispetto agli avversari vuol dire che sta bene, proprio fisicamente è concentrata e cattiva, sì. E questo invece è un aspetto che ogni tanto vi rimproverava Romano nelle prime partite, quando la squadra arrivava in ritardo rispetto agli avversari. Sì, perché ci sono delle partite toste come anche quella di San Cataldo, quelle partite dove tu devi dove non ti fanno giocare, quindi devi cercare di essere più aggressivo rispetto agli avversari, di andare sulle seconde palle, arrivarci prima, quindi questo è un aspetto, credo che in queste giornate sia venuto un po' a mancare. Domenica l'abbiamo fatto in maniera abbastanza... In questo Brucker, mi ricordo, vi tartassava, Brucculeri mi ricordo, sulle seconde palle era massacrante, mi ricordo anche questi confronti, ricordo male, sì, vero? Sì. Mister Brook era massacrante. Sei contento per Pietro Invantino invece? In un momento difficilissimo, però sta facendo delle grandi cose. Parliamo con quelli che eravamo l'anno scorso, quindi sappiamo la situazione, almeno letto, quindi noi pensiamo che il mister, per quello che pensa e per la mentalità che porta, dico, riesce a trascinare i suoi giocatori. Non ci meravigliamo che si trova in quella posizione nonostante i problemi che hanno là, perché lui sull'aspetto mentale ci lavora parecchio. Invece Fabio, vedo che non riesce a godere anche dei bei risultati, delle belle partite, dei bei successi Pippo Romano. Lo vedo sempre un po' teso, un po' arrabbiato, non so se è tutta la tensione che accumula durante la settimana, dall'esterno e poco dall'interno, perché credo lo spogliatoio sia sanissimo e tra la squadra e con l'allenatore, però lo vediamo non soddisfatto appieno, come se gli mancasse qualcosa per gioire totalmente. Domenica è scappato dopo la partita, che se sono così io non vi spiego cosa ho fatto, è andato a sfogare un po' la tensione. Lo vorremmo vedere un po' più sorridente Pippo, invece ancora lo vediamo teso. È sempre stato così d'altra parte anche da giocatore, questo sì. No, ma anzi, ci ha fatto dei complimenti per la partita di domenica, però per come il mister già ha voltato subito pagina, perché domenica la partita è più importante. E anche lì la gente pensa, andiamo a Pacheco, 3 punti già sicuri facili. Non è così, quante volte lo devo dire, non ci sono gare facili, guardate che l'Isola Capo Rizzuto ha fatto soffrire, e tra poco vedete l'immagine cereale, tantissimo, domenica scorso, 2 giorni fa, non ci sono gare facili, Procello era ultimo, adesso ne ha vinte 2 o 3 di fila. Abbiamo visto sabato la partita Pacheco-Nocerina e la Nocerina ha sofferto tantissimo. Ha sofferto tantissimo, quindi abbiamo guardato tutte e due le tutte e due squadre, appunto, almeno con un avete perso due piccioni con una fava. È molto insidiosa domenica. Chiara, prima di vedere proprio il servizio di Gela Nocerina, così facciamo rivedere le perle di Tommaso Bonanno, salutiamo tanti amici che stanno scrivendo. Sono tanti, vedo già tanti messaggi, quindi... Beh sì, ci salutano anche dalla Germania, come Nunzio Italiano, Enzo Scollo, dal Leandro Veneto. Bronto, dal Veneto, Pische Davide, Manoli Castarino, che tra l'altro, vabbè, sono veramente tanti che ci stanno seguendo in questo momento, però io... Leandro Bronte da Monaco, adesso c'è Orazio Cubato. Le immagini della partita, sì. In merito a questa gara, perché poi abbiamo parlato di Infantino, ma in merito a questa gara io vorrei anche sottolineare un altro aspetto, cioè la crescita che si è vista palese in campo di questa squadra, perché nel finale, se ti ricordi, si sono un po' vissuti i fantasmi di Palmi, anche forse quelli contro l'Igevia. Poteva anche accadere, perché devo dire che Diene ha avuto due grandi palle gol, poteva succedere. Ha dimostrato di aver cambiato decisamente atteggiamento, con carattere, con tenacia, con forza, ha blindato questi 3 punti che sono fondamentali sia ai fini della classifica, perché il Gela si rilancia nelle zone alte, adesso è in piena zona playoff, sia anche per spegnere un po' i lamenti che ci sono in tutte queste settimane attorno all'ambiente Gela Calcio, nella speranza che questa sia veramente la settimana giusta per lavorare in serenità, anche perché da adesso in poi la squadra ha un compito molto più complesso e più impegnativo, cioè dimostrare che quella di domenica contro la Nocerina non è stata l'eccezione ma è la regola. Bravissima Chiara, sono d'accordo con te, salutiamo Emanuele Ceramella, anzi saluta te Emanuele Ceramella, non so chi sia, sarà un tuo amico anche lui, come hai vestito? È un mio allenatore del settore giovanile del Gela. Ma hai vestito tutti che venivi qua, non lo sapeva nessuno, no non lo sa nessuno.
che ci seguono tanti. Filippo Spina da Ronciglione, vabbè, da Dortmund addirittura. Ma quanti gelosi ci sono nel mondo, ragazzi? Questo un po' mi rattrista, perché evidentemente per motivi di lavoro non possono stare in questa nostra città. Allora, li vediamo sti gol di Genoa? Ma sì, rivediamoci il servizio, godiamoci anche per i nostri amici di Monaco, di Dortmund, di Ronciglione, chissà non l'abbiano visto, glieli facciamo rivedere le perle di Tommaso Buona. Secondo me il secondo gol di Tommaso potrebbe andare nella clip che la Serie D mette ogni settimana, il gol più bello della Serie D. Secondo me è un gol stupendo, da categoria superiore, è un gol fantastico. Sì, anche la punizione è diversa, bravo, la tirata bassa. Ma è stata molto difficile per un portiere parare. Oggi ho parlato proprio con Biondi e diceva che Gomis non ha colpa. La palla che si abbassa e viene molto difficile. Bravo Gomis, comunque, un bel portierino anche quello, 97, il terzo dei fratelli Gomis, tutti e tre portieri, bravo, anche lui un bel portiere. Grande Fabio e Giuseppe Iano, basta con i complimenti, sennò dopo domenica si monta la testa. Mio cugino, lo posso salutare. Allora, caramba, che sorpresa, sì. Allora. Vabbè, vediamoci Gelanocini e poi torniamo in studio. La doppietta di Bonanno e la sofferenza finale dopo il gol di Russo consente al Gela di battere la corazzata Nocerina. 2-1 il finale, una gara palpitante che fino alla fine è rimasta in bilico. La squadra di Romano è apparsa comunque molto più affamata, cattiva e determinata per far suo il match. I molossi sono svegliati invece troppo tardi, soltanto dopo il gol di Russo con deviazione di Campanaro. La squadra di Massimo Morgia è sembrata la giusta Nocerina, quella che può vincere il campionato. Romano si affida al classico 4-3-3, anche se in realtà il giovane Jannizzotto e Alma giocano più da esterni, con Bonanno vicino a Dorato. Gli ospiti devono invece fare a meno di due squalificati, Barcellona e Liccardi, con alcuni calciatori non in perfetta condizione fisica. Torna a Vitolo dopo 4 turni di squalifiche e Alvino comincia dalla panchina. 3-4-3 per il rossoneri con Gomis in porta, Matino, Manzo e Schettino centrali, poi Vitolo, Coppola, Marsili e Vanacore a centrocampo, il tridente offensivo con Cecchi, Russo e Cavallaro. Nel primo tempo c'è soltanto il Gela, anche se la Nocerina ha il possesso palla. Dopo 15 minuti ci prova Dorato, ben servito da Bonanno, il tiro però viene deviato da Gomis in calcio d'angolo. Dopo 2 minuti inizia lo show di Tommaso Bonanno, specialista in calci piazzati. Ed è proprio dai 20 metri che l'attaccante palermitano trova l'angolo basso su punizione, dove Gomis non può arrivare. 1-0 e presti in visibilio. La Nocerina non reagisce. Al 26esimo ancora il Gela potrebbe andare sul 2-0. Ancora Bonanno protagonista, dalla sua punizione il colpo di testa sul primo palo è di Cosenza, Gomis si distende e ancora una volta devia in corner. Squilli rossoneri al 31esimo quando ci prova Russo, si immola Campanaro con il corpo, la palla finisce in angolo, è la prima volta che la Nocerina si rende pericolosa. Al 37esimo ancora il capitano rossonero ha la palla dell'1-1, pensava di essere in fuorigioco, la conclusione è alta. Dopo appena un minuto l'attaccante del Gela Dorato, servito da Alma, ci prova con il destro. La palla finisce di poco alta. Ed è ancora Gomis protagonista al 41esimo quando si salva in angolo sul tiro di Bonanno, che prova già il 2-0. Sul fronte opposto Cavallaro su calcio di punizione al 43esimo potrebbe andare sull'1-1, ma non è come Bonanno. La sua punizione infatti si infrange sulla testa di Moi. Nella ripresa subito doppio cambio per la Nocerina, dentro subito Diminico per Matino e Giacinti per Vitolo. Cambia il ritmo e al 7° minuto Diminico subito prova la rasoiata palla fil di palo alla destra del portiere Biondi. Ma all'11esimo Jannizzotto serve Bonanno in corsa, il suo sinistro esplosivo si insacca dove Gomis non può arrivare, un gran gol. Il 7° per l'attaccante siciliano in questo campionato, 4 su calcio di punizione. Soltanto a metà ripresa si sveglia la Nocerina e lo fa con una prima opportunità con Biondi protagonista sulla svirgolata involontaria di Campanaro che per poco non si insacca alla sua sinistra.
entrano in campo anche gli attaccanti, in questo caso Alvino per Cecchi e poi Dieme per dare maggiore incisività all'attacco. E al trentesimo Russo trova il gol del 2-1 con deviazione involontaria di Campanaro. A quel punto inizia un forcing della Nocerina che potrebbe andare al pari. Prima al 42esimo con Dieme c'è la parata di Biondi sul cross di Alvino. Ed infine al 90esimo ancora un cross alla destra. Dieme si avvita, colpisce di testa e per poco la palla non si insacca. E dopo 6 minuti interminabili il Gela può esultare. Batte Nocerina e torna in zona playoff. Per i campani è la seconda sconfitta in Sicilia. Speriamo. Vivendo queste immagini, Fabio, cosa ti viene da pensare? Che brividi, quegli ultimi minuti della partita. Sì, sì, diciamo che abbiamo sudato freddo, non ce lo meritavamo, però credo che... Speriamo che si volti pagina e che non succede come è successo in queste 10 giornate, che a prima azione... Ci fanno gol appunto. Speriamo che la fortuna ci aiuti da domenica. Tra l'altro rilevavo che tranne San Cataldo avete sempre segnato almeno un gol in questo campionato. Quindi San Cataldo soltanto per la prima volta già non ha segnato. Quindi sotto questo punto di vista la squadra c'è ed è tra i migliori forse attacchi del campionato, forse il secondo dopo il Troina proprio. Sì, il terzo, c'è la Vibonese con 21 reti e quindi il Gela 20 gol è tra i migliori attacchi del campionato. Quindi là non ci sono problemi, anche come difesa, insomma, 12 reti, non mi pare chiara che il Gela possa... È una squadra equilibrata, insomma, in ogni reparto. Deve soltanto, forse ha ragione Marcenò, essere più consapevole. Mi piace questo, consapevole. E domenica forse ha avuto questa consapevolezza. Sì, assolutamente. Domenica l'ha avuta, ma anche mercoledì contro la San Cataldese il Gela ha giocato molto bene. Non è facile giocare a San Cataldo e non sarà facile per nessuna squadra. La Cina ha perso a San Cataldo, non dimentichiamolo. Pur essendo la squadra ospite, è stato il Gela a fare la partita a San Cataldo. Ha avuto 4 se non 5 palle nitide per passare in vantaggio. Non è stata concreta sotto porta. Ok, però l'importante è che contro la Nocerina domenica si sia rifatta. Anche contro la San Cataldese meritava di più. In questo inizio di campionato il Gela ha perso per strada, ha raccolto meno di quanto in realtà ha seminato. Mi riferisco in particolare alla partita di Palmi, a quella contro Ligea Virtus e a quella di mercoledì discorso contro la San Cataldese. Però tutto sommato già nelle ultime settimane, in particolare nell'ultima settimana dopo la vittoria di contro Isola di Caporizzuto, vedo che l'atteggiamento, anche la predisposizione da parte della squadra è decisamente diversa, molto più positiva. Assolutamente sì, mentre continuo a salutare Fabio da tutte le parti del mondo, il tour in Italia sta proseguendo, ci sono altri saluti, lo sai, no? Sì, da Bressanone, cioè salutano tutti Fabio, ok, è giusto, noi, è bello, è giusto. È anche sono tanti. È anche un modo per far sentire tanta gente vicina, insomma. Evidentemente gli diamo un giocatore questa oretta. Amato molto. Assolutamente sì. Il nostro capitano, attenzione. Sì, certo. Poi non so se andiamo Alessandro, che no, succede? Non scavalchiamo. Ma Alessandro non sta giocando, quindi. Ci manca anche Alessandro, onestamente. Anche lui, oltre ad essere un grande giocatore, è un grande uomo, un grande professionista. E oggi si è allenato in gruppo. Quindi... Anche Mattia, o ancora no Mattia? Sì, Mattia è in parte. Credo che ci sono buone possibilità per vederli tra i convocati domenica. Io ne sono convinto. Già Alessandro pensavamo potesse essere convocato onestamente con la Nocerina. Almeno lui ha detto, io sono pronto. Il giocatore si sembra che è pronto. Martedì quando si ritorna di nuovo ad allenarsi, no? Si ritorna al lavoro. Solitamente non c'è il discorso del mister su quanto è successo. L'analisi della gara si fa. Che cosa ha detto? Vista la bella vittoria, ora quali sono i presupposti per andare avanti? L'ho detto poc'anzi. Era soddisfatto della partita perché abbiamo, diciamo, fatto tutto quello che ci aveva detto sabato e domenica, preparato la partita in ogni minimo dettaglio, però come carattere del mister ha subito voltato pagina, perché la sfida più importante è quella di domenica. Per dare un senso alla vittoria con la Nocerina dobbiamo fare bottino pieno a Pacheco. C'è poco da dire. Allora, mentre salutiamo tutti gli amici, inutile, non ce la faccio a salutarli tutti. Oggi è una puntata assurda. Pensavamo che di martedì, magari dopo un giorno, magari. Evidentemente chissà. Gli siamo mancati, come già ci hanno detto. Quindi. Il Gela manca, ma anche il Gela sicuramente. La gente vuole bene a questa squadra, che se ne possa pensare. Allora, subito le interviste. Sentiamo Pippo Romano, ancora un po' arrabbiato, ancora in clima partita, ancora molto, molto teso dopo.
dopo questo bellissimo match, questa bellissima vittoria. Sentiamo l'intervista con il nostro allenatore e anche con Tommaso Buonanno, non dimenticavo anche Tommaso Buonanno. Oggi hanno fatto veramente una grandissima prestazione, ma ero convinto e certo che facevamo una prestazione del genere. Non lo so se abbiamo trovato la quadratura del cerchio, sicuramente oggi abbiamo proposto quello che avevamo proposto in alcune circostanze durante le partite in corso e oggi direi che abbiamo fatto una grande partita sotto l'aspetto tattico, siamo stati impeccabili. Non era facile perché incontravamo una squadra fortissima, però i ragazzi hanno seguito alla lettera le indicazioni e la vittoria credo poi alla fine sia stata più che meritata. Abbiamo preparato come sempre le partite sotto l'aspetto motivazionale, la partita poi chiaramente sulle motivazioni si preparava da sola, no? Perché era una squadra, incontravamo una squadra forte, una squadra che ha blasone, perciò le motivazioni già c'erano, perciò non ho fatto nulla di diverso rispetto alle altre partite. I meriti vanno esclusivamente ai ragazzi perché, ripeto ancora una volta, sono loro che scendono in campo, uno prepara le partite e poi loro poi eseguono quello che viene detto prima della partita e i meriti sono tutti loro, io ho pochi meriti. E sapevo che la Nocerina giocava 3-4-3 anche se poi credo che oggi si sia messa con 3-5-2 inizialmente, 3-5-2 inizialmente e poi il secondo tempo è ritornata al 3-4-3, ma noi l'avevamo preparata in considerazione che loro spingevano bene sugli esterni e avevano questa possibilità, come è successa poi nella ripresa, che hanno spinto molto sugli esterni e ci hanno messo tantissimo in difficoltà, anche perché noi poi siamo calati un po' come ritmo e come condizione fisica. L'avevamo preparato in questa maniera e penso che la squadra si sia comportata bene. Il Gela mi ha dato sempre consapevolezza di essere una squadra buona che può lottare per quello che abbiamo sempre detto. Chiaramente la Nocerina è una squadra costruita per fare il salto, anche perché la piazza è una piazza importante, i giocatori sono giocatori importanti e noi, ripeto ancora una volta, siamo una buonissima squadra che possiamo ambire ad un determinato obiettivo. C'è stata, devo essere sincero, molta negatività intorno a questa squadra, molta negatività, perché dopo la vittoria in casa, il pareggio a San Cataldo, insomma ci sia stata molta negatività intorno a questa squadra, come se il punto a San Cataldo sia stato un punto così non buono. Invece a San Cataldo è dura per tutti, ne sa qualcosa la Nocerina che ha perso anche a San Cataldo, perciò i ragazzi oggi veramente non volevano dimostrare niente a nessuno, perché non hanno questa cosa di dimostrare, ma vogliono credere in quello che si fa, nel lavoro che si fa e nelle proprie potenzialità. Ho cambiato il modulo, però dobbiamo scendere sempre con la testa giusta e convinti di poter fare il risultato con tutti. Non siamo una squadra così, una squadretta, siamo una delle squadre da battere quest'anno. Le altre squadre devono dare molto per poterci mettere sotto. Io onestamente in campo zoppicavo nel secondo tempo perché ancora ho fastidiato la caviglia destra, però non è un problema, le scelte del mister mi hanno accettato. Dare una mano alla squadra è quello che conta poi in campo, perché se dai una mano alla squadra poi i gol vengono da soli. Se giochi da solo per fare gol non conclude niente. Siamo una famiglia qua, non c'è il singolo, c'è il gruppo come prima cosa e dopo c'è il singolo. Io mi sento maturo, per adesso dobbiamo stare con i piedi per terra, dobbiamo solamente continuare a lavorare, quello che conta per andare avanti. Quello che io cerco di inculcare nella mente continuamente ai miei giocatori, di non pensare al risultato, perché il risultato comunque me lo prendo sempre io, cioè le responsabilità dei risultati negativi, non quelli positivi, sono i miei. Invece i miei giocatori si condizionano troppo da risultato, non giocano mai liberi di potersi esprimere. Poi magari siamo in difficoltà, siamo in svantaggio e allora tirano fuori
tutta questa spregiudicatezza che una squadra che vuole vincere un campionato deve essere innata, deve essere da subito, senza aspettare che gli altri ti possano prima ferire. Quindi l'unico rimprovero che faccio nella squadra è proprio questo, cioè di pensare troppo all'evento della gara, di deprimersi se le cose non vengono e se prendi un gol sembra chissà cosa hai preso. Le partite durano 90 minuti e abbiamo visto che oggi nella parte finale se noi facevamo un paio di gol non avevamo rubato assolutamente niente, quindi però è un demerito nostro e non certamente un merito degli avversari, un demerito nostro non aver fatto la partita con quello spirito che abbiamo fatto nella parte finale. Noi dovremmo trovarlo, questo spirito che ancora non abbiamo. E noi avevamo un sacco di defezioni e avevamo anche giocatori in campo che non erano al 100% della loro condizione. La nocerina che mi aspetto io è quella della mezz'ora finale, una nocerina arrembante che va sempre oltre l'ostacolo, che ci mette sempre corsa, coraggio, cuore e anche gioco. Quella del primo tempo era una nocerina troppo ancorata al problema tattico e poco propositiva e quella non mi piace. Invece il Genoa era quello che si aspettava, cioè proprio quello che si aspettava. Il Genoa è una buona squadra, l'ho già detto adesso, quando le squadre hanno attaccanti che saltano e sono veloci e saltano continuamente l'uomo, mettono in difficoltà qualsiasi avversario, anche se noi le difficoltà, come ho già detto, ce le siamo creati da solo. Soprattutto nei primi 10 minuti abbiamo fatto dei falli stupidi, Vitolo si è fatto ammonire che eravamo 2-1, abbiamo fatto un fallo che eravamo 3-1, quello che ci ha costato il gol, proprio per quest'ansia, queste paure che abbiamo, come ci abbassiamo un attimo, abbiamo sempre paura che sa cosa possono fare gli altri. E questo era il tecnico Massimo Moggio, dopo aver sentito anche il nostro allenatore Pippo Romano e l'autore della doppietta Tommaso Bonanno, anche Moggio, allenatore che ricordiamo un grande curriculum, allenato in Serie B, in Serie C tanti anni, un allenatore di grande esperienza. A un certo punto, Fabio, 4 attaccanti in campo, quindi li vedevate arrivare un po' tutte le parti, no? Sì, era normale, dai, una squadra che non voleva perdere, una squadra come la Nocerina, era preventivato, diciamo, un forcing così esasperato. E purtroppo, come hai detto tu, ce ne vedevamo da tutte le parti, soprattutto Alvino. Con Alvino, vero. E anche Giacinti, quando è andato Giacinti, anche il numero 16, Giacinti, sì, Dieme. Diciamo che l'avevamo preventivato, una cosa del genere. È la prima squadra comunque che veramente, a prescindere dal risultato, gioca il tutto per tutto in attacco, gioca a viso aperto, la prima squadra che forse gioca così al presto. Anche giocare una partita del genere, quindi, diciamo, si respirava un'aria diversa, anche sugli spalti, poi gli ultimi 10 minuti non si è sentito volare nemmeno da mano. No, guarda, Chiara può confermare, aveva avuto una paura gli ultimi 10 minuti, incredibile, quel cronometro non trascorreva più. Anche vero, perché Chiara? Nel box eravamo con dei giornalisti di Nocera e quindi la pressione per noi aumentava. Mamma mia, no, perché poi questo ci diceva, vabbè, tanto adesso la pareggiamo, e noi sì. Là a fare gli scongiuri, no? Perché ci hanno messo veramente... erano anni che non soffrivamo così per una partita, veramente, forse che sta bella, il livello tecnico anche molto elevato, dobbiamo dire, è una partita anche di altissimo livello, forse meritava proprio la diretta della Serie D, forse questa partita, secondo me, potrebbe essere una gran bella partita. Aveva pensato bello anche il coinvolgimento del pubblico che ha assistito alla partita, domenica come non mai si è fatto sentire, quindi credo che anche questo è stato un valore aggiunto. Eppure mi aspettavo sempre qualcosa in più, Chiara, come numero di spettatori, già la può dare molto di più. Forse ci si ricollega in questo caso al discorso che hai fatto prima tu, una squadra che probabilmente non è entrata ancora nel cuore perché le aspettative sono elevate, sono tante per quest'anno. Allora ragazzi, voglio far vedere, ma sì, vi faccio guardare invece il servizio riguardo alla capolista, il Troina che continua a volare, quindi godiamoci i gol della capolista Troina di Beppe Pagana, che sta vivendo veramente un sogno. E Beppe Pagana si è anche sbilanciato, ha detto sì, ce la vogliamo giocare per il salto di categoria, ho 18 giocatori fantastici, quindi non 20, 24, 18, me la voglio giocare.
ma ha ragione, non gli hanno ragione. Ci sta, appunto, in un con chi ha perso sino adesso il Troina? Con il Gela, solo una sconfitta rimediata contro il Gela. Sì, abbiamo... Ma ci sta che sia così entusiasta l'allenatore, perché il Troina sta facendo benissimo, benissimo, non ne sbaglia veramente una. E ha ragione. Vediamoci questa gara Troina e Bolitana 2-1. Undicesima giornata di Serie D al Silvio Proto, di fronte alla capolista Troina, fresca della super vittoria esterna sul campo dell'Ercolanese, e l'Ebolitana, squadra a caccia di punti, salvezza. Dirige Bindella di Pesaro. Prima accelerazione di Italla al minuto 2, palla dentro ed è Melillo a provarci, bravo Spicuzza a respingere. Subito dopo punizione ancora di Melillo, spizzata di testa di Silvestri e palla che fa la barba al palo. Ecco i due difensori centrali, con lui anche Capitan Chiavaro, sempre importanti nei calci da fermo. Al 20° è Melillo a cercare il jolly da fuori, tiro potente che non inquadra però la porta. Al minuto 26, al primo affondo ospite, Landolfi solo soletto la mette dentro, ma l'arbitro aveva già fermato il gioco per offside. 32° cross di Fricano dalla sinistra, gran lavoro di Vasquez che si porta via il difensore per Talla, è un gioco da ragazzi metterla dentro, 1-0 Troina. Talla Suare, abbracciato dai compagni, aspetta Diop per una coreografia particolare, poi va a prendersi i complimenti della panchina e di mister Pagana. Ancora l'esterno senegalese mette il turbo, lascia tutti sul posto e la dà dentro, Murato Vasquez, ci prova anche Melillo, palla deviata in corner. Subito dopo, sempre un super Talla, scambia con Vasquez e calcia in diagonale, sfiorando il palo, solito Troina spumeggiante. Nella ripresa ancora il tiki-taka dei padroni di casa, poi Melillo verticalizza per Vasquez, palla out vale che calcia colpendo Diop, la deviazione beffa Spicuzza. Al 48° il raddoppio del Troina tra le proteste ospiti per una presunta posizione di fuorigioco dell'attaccante senegalese, che nel frattempo festeggia sotto i tifosi. La reazione dell'Ebolitana, De Rosa per Federico che calcia però a lato prima di lasciare il campo a Medi. Al 64° ancora De Rosa, evita l'intervento di Van Brussel in uscita e la mette dentro per Scalzone, che non può sbagliare. 2-1, accorcia le distanze la squadra campana. Nigro deve usare le cattive maniere per fermare Diop in contropiede, cartellino giallo per lui. L'attaccante senegalese si prende tutti gli applausi del pubblico nel finale, sostituito da Tuninetti. Il Troina non rischia mai di subire il pari, anzi in pieno recupero sfiora il 3-1 con un'azione personale di Melillo che salta un paio di avversari e poi viene però murato al momento di concludere a rete. Finisce 2-1, la favola rosso-blu continua, adesso sono 4 i punti di vantaggio del Troina sulla più diretta inseguitrice. E beh... Ha ragione il collega, si chiama Emanuele Parisi di Troina, a dire che la favola continua, perché in questo momento sta sognando a viso aperto il gruppo rosso-blu di Beppe Pagana. Tu che impressione hai avuto, Fabio, quando l'avete incontrati? Sì, è una squadra molto giovane che gioca da tanti anni assieme, quindi... Due campionati di fila consecutivi hanno vinto, sì. Beh, come il Gela, d'altra parte. Sì, loro hanno mantenuto la stessa ossatura, quindi si vedevano che giocavano a memoria, quindi sono pieni di entusiasmo, adesso sono primi, i tifosi li spingono, lo stadio si riempie, anche se è molto piccolo, però... Diciamo che sono carichi e stanno sfruttando il momento. Mi ha impressionato l'attaccante del Troina, intervistato a fine partita, ha detto: io sono contento, non giocavo a calcio quando sono arrivato qui in Sicilia, in Italia, io da 4 anni sono qua e ho imparato a giocare a calcio, una cosa veramente impressionante, quindi è una bella favola anche questa da raccontare, no? E le favole belle del calcio ogni tanto succedono. Sì. Ma poi questa squadra... Con tanti argentini, tra l'altro. Sì, tantissimi argentini soprattutto. Ma poi c'è anche da dire che il fatto di non avere pressioni, perché in realtà il Troina è una squadra
che si è iscritto a questo campionato di Serie D con l'obiettivo della salvezza, cioè ritrovarsi prima in classifica a 4 punti dalla seconda è un valore aggiunto, e quindi a maggior ragione i giocatori si sentono liberi da condizionamenti, giocano tranquilli e sereni perché tutto quello che viene in più è di guadagnato, non hanno nulla da perdere, se non, ripeto, l'obiettivo era la salvezza, ma qua il Torino sta facendo molto più di quanto ci si aspettava. Allora, volete vedere il prossimo avversario del Gela? Sì, ve lo faccio vedere, lo commentiamo insieme, il prossimo avversario del Gela, che è appunto il Paceco, che ha perso, sì, sul campo della Cittanovese, ma guardate che gol fa Ortolini, un gol bellissimo. Ortolini, Fabio, è quello che era con la Palmese lo scorso anno? Sì, gol del 4-2. È infatti un gran bel giocatore, obiettivo. Avete visto che gol su rovesciata, una rete... È veramente sì, bella. Diciamo che anche il suo momento, perché non so se abbia fatto già 6 o 7 gol. Quindi... Con una squadra di metà classifica, guarda che bel gioco di gambe tra il centrocampista della Cittanovese. Io ripeto, questa squadra l'ho vista giocare più volte attraverso gli highlights, mi è sempre piaciuta come gioca, lo dico dall'inizio del campionato. Ho avuto un paio di partite di blackout, però poi credo che abbia ripreso a giocare. Ha tanti ex giocatori della Palmese, mi pare, tra l'altro, la Cittanovese. Però è una gran bella squadra, gioca a calcio, credo che farà un bel campionato. Questo è il gol del raddoppio della Cittanovese, ha segnato Foderaro. Foderaro è il gol del raddoppio. Sì, ex Leonzo, infatti, lo scorso anno. Infatti ha dei buonissimi giocatori, non c'è nulla da dire, questa squadra non aveva problemi secondo me a fare un buon campionato. Poi è arrivato anche il terzo gol addirittura con ancora Ortolino al 40esimo, questa è un'altra opportunità per la formazione di casa. Vedo come centralmente, onestamente, Fabio, guardate bene, allora ve l'avete già vista, centralmente si inseriscono con una certa facilità gli attaccanti calabresi, qua invece la formazione trapanese che prova un po' a riaprire il match, però subirà ancora una terza rete, qui addirittura in contropiede, quindi significa che è anche un po' sbilanciata la formazione ospite. Sul 2-0 ci può stare, c'è poco da difendere e quindi è normale che possa scoprirsi nella propria difesa. Qua le occasioni fioccano per la formazione di casa e poi insomma si fa vedere, ma soltanto il finale. Questa è una bella trama di gioco e poi c'è la parata del portiere della Cittanovese, qua c'è un calcio di punizione, non c'è Tommaso Bonanno, quindi credo che non potrà segnare, chiamate Bonanno la prossima volta, beh, ci scherziamo su ovviamente, però c'è la buona parata della portiere sempre trapanese e soltanto nel finale arriveranno i due gol, addirittura uno al 90esimo e l'altro al 93esimo, ma prima c'è la rete del 3-0 da parte di Ortolini, qua c'è ancora l'opportunità per il Paceco di riaprire il match, insomma ci ha provato nella ripresa con maggiore convinzione ad attaccare, però non credo sia questo il gol del 3-0, mi pare di sì, eccolo qua, la doppietta di Ortolini, con il sinistro tiro secco e nulla da fare per il portiere ospite. Qua c'è il calcio di rigore concesso invece al Paceco, ma siamo già al 90esimo, chi ha segnato? Cristian Terlizzi, uno che insomma di esperienza ne ha da vendere anche in Serie A e in Serie B, lo ricordo anche con la maglia del Catania. E mi è sfuggito il secondo gol, perché non c'è più, c'era, è scappato il secondo gol, ah, quello di Terranova, forse è arrivato prima il gol di Terranova, mi è sfuggito a me, comunque Terranova ha segnato il 3-1 e poi è arrivato il gol del 3-2, questo è il Paceco che affronterete, Fabio, domenica prossima, quindi una squadra che hai visto. Una squadra molto giovane, dobbiamo cercare di limitare il loro entusiasmo, perché giustamente se li teniamo in gioco per un bel po' di tempo, quindi rischiamo di dargli entusiasmo e quindi far credere diciamo di poter portare qualche punto a casa. Dobbiamo cercare di essere cinici e spietati, appunto, siamo noi, dobbiamo giocarci alla grande. Tra l'altro noi ne abbiamo approfittato domenica per chiedere delle informazioni ai colleghi di Nocera, perché la Nocerina l'aveva affrontata la settimana scorsa nel turno infrasettimanale e loro hanno detto che in realtà il Paceco è una squadra difficile in casa, perché è ostica in casa, perché si chiude molto, quindi è difficile trovare gli spazi. Questo è un gioco che tra l'altro non era in linea con quello della Nocerina, a cui piace molto attaccare, e anche a quello del Gela, perché è molto più offensivo, quindi il pericolo maggiore è questo, riuscire a trovare gli spazi per far male al Paceco, che in casa invece si forma una vera e propria corazzata, una vera e propria muraglia cinese, quindi sarà difficile per il Gela proprio per questo motivo. Enzo e Luisa Cosca ci dicono che non dobbiamo offenderci, ma senza Bonanno non si vince, ma infatti Bonanno c'era il Gela, mica c'era un'altra squadra, ma noi siamo contenti,
Ci sta bene però così, credo giusto. Che sia un giudizio eccessivamente ingeneroso. Buonanno sta facendo bene, però non sono solo meriti di Buonanno. Beh, se esatto. Il Gela conquista, fa risultato. Neanche Messi punto. Vince da solo, neanche Maradona vince da solo. Paragoni ovviamente esagerato, ingeneroso, cioè, ma per fare un eccesso di estremismo. Allora, invece vi faccio vedere, commentiamo insieme altre reti, altri gol di una bella partita e un altro avversario che secondo me prima o poi andrà sicuramente a creare problemi alle squadre che hanno ambizioni. Queste sono le immagini che invece arrivano da Vibo Valencia, perché facciamo vedere le quattro reti, le azioni più importanti della gara della Vibonese d'Arconese. La gara che è finita 2-2, Vibonese che comunque sta segnando con una regolarità impressionante, ha una media nelle ultime gare di almeno 3-4 gol a partita, mi pare due volte ha segnato 5-0, adesso ne ha fatti due, però non è bastato vincere la partita, questo che gol stupendo anche qui Allegretti, quest'anno in Serie D ci sono dei gol fantastici, questo gol di Allegretti dopo appena due minuti. Bravo, vero Fabio, vero. Si sembra che a Sala se di livello è sceso, ma no, quest'anno ci sono veramente squadre e giocatori di grandissimo livello tecnico, ma questo, come dicevi tu, però diverte di più, entusiasma di più, motiva di più. Bello, è bello giocare certe partite. Certe tipi di partite come quella di domenica, poi incontrare avversari di un certo livello, spessore, diciamo, detto spessore. Sì, ti rende anche orgoglioso della categoria e della squadra con cui giochi. No, ma io sono convinto che la Serie D e la Lega Pro veramente non è un'eresia, secondo me non c'è tutta questa grandissima differenza. L'ha sono detto convinto. Pure Davide Moi quando è stato qui, bravo, ospite. Bravo, Moi. Magari certo Lecce, Catania, qualche squadra, Trapani magari vanno un livello tecnico altissimo, però forse le altre non credo che siano dello stesso livello. Qua c'è un fallo fischiato in attacco all'Ercolanese, Galleghetti che tra l'altro abbiamo visto chiara questo campionato segnare già un altro gol simile di questo genere in semi rovesciata. Qua c'è invece Rossi che pennella sulla fascia destra per El Kouazni, che andrà a segnare addirittura una doppietta in questa partita. Anche questo un attaccante fastidiosissimo, vero Fabio? Kouazni. Sì, però per fortuna alla fine poi non si vede nulla, purtroppo è uscito dopo 5 minuti, si è fatto male. Comunque sì, era uno che si vedeva subito che lottava sul pallone, quindi questo mi pare fastidioso. Questo mi pare l'espulsione invece di Sasà Campilongo, che se la prende con l'arbitro non sappiamo il motivo. La Vibonese prova anche a raddoppiare, però insomma finisce mi pare in questa azione il primo tempo, che si chiude sull'1-0 se non ricordo male, quindi sembrava una gara, non dico in pugno alla Vibonese, ma insomma sembrava una gara che potesse controllare con più facilità, e invece malgrado abbia subito il pareggio con le quasi si sia riportata in vantaggio nel secondo tempo, poi risubito nuovamente il pareggio della formazione campana, che si rivela, si conferma una squadra ostica, molto rognosa, squadra non bella da affrontare, magari non farà un bel gioco, però appunto una squadra difficile da gestire, giusto? Sì, che ha anche delle buone individualità, diciamo che è una squadra anche questa molto con tanto entusiasmo, che è iniziata bene e quindi vuole continuare su questa scia, certo. Su queste scie, guardo le vuole azioni. Rimanere, sì, lo so, ti stai guardando le azioni che ti stai entusiasmando anche lui, sì. Diciamo, anche sono, tu. Ci sono parecchie squadre, se non tutte, difficili da affrontare, che devi affrontare con il piglio giusto, perché se no rischi davvero di fare delle brutte figure. Questo è il gol del Wazni, abbiamo visto anche qui si è staccato di testa, fa valere anche appunto la sua condizione fisica, e poi qua insomma prova a riportarsi in vantaggio la Vibonese. Ci sono altri due giocatori interessanti, no? Bubas e Soue, che sono due giocatori di colore molto molto temibili, molto pericolosi. Qua c'è la punizione di Tito, il numero 3 della Vibonese, che beffa tutti, supera anche la barriera, nessuno la tocca e la palla finisce direttamente in porta. Sembra veramente finita la partita, però insomma alla fine arriverà questo pareggio, seppure la Vibonese proverà anche a chiuderla questo match. Finisce poi appunto 2-2, vedete che ci sono anche altre opportunità, ci provano in tutti i modi i giocatori calabresi a chiudere il match ancora con Tito, ma anche ci hanno provato con Bubas, appunto con Soue. Però l'Arconese è una squadra che a quanto pare non si arrende mai e quindi ha
ha trovato il pari, credo anche con un certo metro, quindi è una partita che forse il pareggio alla fine è giusto, perché mi pare che sia rimasta anche in 10 uomini, poi la Vibonese è stata un'espulsione, se non ricordo male. E vediamo qua, tra qualche istante vedremo anche il pareggio della formazione ospite. Ecco qua, qua è l'espulsione, credo che sia l'espulsione di Altobello, del centrale difensivo della Vibonese, Altobello, che faceva coppia con Silvestri centralmente, quindi non salterà la gara con il Gela, perché qua, doppia ammonizione, fallo da ultimo uomo, salterà una partita, non quella con il Gela, che ci chiedono quando si giocherà, crediamo che dovesse giocarsi il 22. Questo è il secondo gol di El Guazni, avete visto, altro tuffo di testa, sempre un cross in rea alla sinistra da parte di Rossi, evidentemente i due si conoscono a memoria, quindi hanno perfezionato appunto questo schema di gioco. E finisce poi 2-2, addirittura la Herculanese proverà fino alla fine a cercare addirittura il gol del vantaggio con la Vibonese che è rimasta in 10 uomini. Queste sono le immagini più importanti di questo match, possiamo quindi tornare in studio, abbiamo visto appunto tanti gol, tante belle partite. Ci è rimasto della San Gabriele, se non riusciamo in tempo comunque a farvela vedere. Volevo far vedere però il gol della Cirella, vediamo se ci riusciamo invece, anche se è un gol segnato nel secondo tempo, vediamo se riusciamo a far vedere i gol della formazione accesa. Eccolo qui, il secondo tempo facciamo soltanto vedere magari insieme con l'isola Capo Rizzuto, che nel primo tempo ha avuto due opportunità per andare in vantaggio, tutte le volte con Galli e anche Leto, sono resi pericolosi per la formazione giallorossa ospite. E questo, tra poco vedremo il gol invece di Gualdi, che ha segnato su una ribattuta dopo un cross elevato sulla sinistra, non è questo il gol, questo è un colpo di testa, mi pare di Barraco, se non ricordo male, e credo che sia questo invece il gol, con un cross che arriva appunto dalla sinistra, la palla viene ribattuta, arriva Gualdi, il destro secco, nulla da fare per il portiere dell'isola Capo Rizzuto. Quindi questo è il gol invece della formazione Granata, di Pietro Invantino e di Dario Diddio, che salutiamo caramente se dovessero appunto vederci o sentirci, perché stanno avendo un momento bello dal punto di vista tecnico, sportivo, agonistico, però veramente pesante dal punto di vista societario. Il sindaco di Cirella sta provando in tutti i modi a risolvere questa situazione, quindi speriamo che ci riesca, perché insomma è bello arrivare allo scontro diretto con il Gela in condizioni uguali, no? Serene, no? Quindi così se la giocheranno alla grande, ritornerà un bellissimo derby. A proposito di motivazione, Fabio, anche quello sarà un derby stupendo da vivere. Un assaggio già l'avete avuto in Coppa Italia. Sì, queste squadre, ma noi cercheremo in tutti i modi di mantenere questa classifica, sperando anche loro, così sarà, diciamo, un derby d'altri tempi. Vero, vero, un bel esito. La prima mi pare si gioca al Tupparella, la Cireale, sì, la prima, vero? È andata da Cireale. A dicembre, sì, a dicembre, sì, sì. E noi ci però, saremo, se non mi ovviamente sbaglio, l'ultima del girone l'ultima di andata. Grazie Fabio per essere stato con noi quest'anno la prima volta. Grazie a voi, grazie Fabrizio. Salutaci ragazzi, in bocca al lupo per Pacheco, ovviamente. Sì, a proposito di Pacheco, sì, siccome ci scrivono ci vediamo domenica a Pacheco, ricordiamo che in realtà la partita si giocherà a Trapani, al provinciale. Al provinciale di Trapani, non a Pacheco quest'anno, a quanto pare. La società del Pacheco ha chiesto di essere ospitata in questo teatro bellissimo del calcio, e così il provinciale è stato. Quindi sarà una partita anche bella dal punto di vista del palcoscenico, bellissimo. Diciamo che con stadio. 3.000 spettatori sembra il campo vuoto, quindi se saranno tipo 300 di Pacheco sembrerà senza porte chiuse la partita. Però sarà comunque sempre una... Si sentono più i nostri tifosi che quelli loro, quindi insomma. Però sai, questo cambia poco, perché anche la Nocerina ha sofferto tanto, pur avendo più tifosi forse del Pacheco, una trasferta lunghissima, quindi non è detto. Salutiamo e anche... poi considerando le sfide che ci saranno nella 12ª giornata, potranno cambiare radicalmente le scene, soprattutto anche nei piani alti della classifica, perché ci sono delle sfide molto molto interessanti. Perché ti chiamo Jimmy Grimble? Grimble? Perché Martorana? È terribile, sì, vabbè. Stendiamo un graputoso, non ne parliamo? Non ne parliamo, lasciamo perdere. Lo saluto, vabbè. Salutiamo anche Tatiano Bendivegna, il Tupello è stato pietoso. Ma oggi ho visto delle foto che il Presti invece, che hanno fatto dei lavori, perché ho visto delle macchie marroni. No, la pioggia. Ah, la pioggia? Ah, ha creato tutto questo danno, sì, la pioggia. Siamo a posto veramente. Vabbè. Grazie Chiara, a domenica allora. Per grazie Pacheco a Angela. Te, a domenica. Speriamo un cronista bravo. Vabbè, speriamo di andare noi in realtà, intanto speriamo di andare noi. Perché no? Va bene, grazie a tutti e buona serata, ci vediamo ovviamente domenica con Bar Sport per seguire Pacheco Gela e poi lunedì torniamo di lunedì.
e non di domenica con Bar Sport. Grazie a tutti, buona serata. Bar Sport, lo sport di Gela in diretta, a cura della redazione del quotidiano di Gela.it. Bar Sport è un programma offerto da